I reni sono due importanti organi dell'apparato urinario, situati nella parte posteriore dell'addome, ai lati delle ultime vertebre toraciche e delle prime vertebre lombari. Di colore rosso scuro e dalla forma che ricorda quella di un fagiolo, i reni sono considerati come dei veri e propri filtri dell'apparato urinario, in quanto si occupano di rimuovere dal sangue le sostanze di scarto prodotte dall'organismo, formando così l'urina. Mantenere i reni in salute permette di ridurre il rischio di sviluppare diverse malattie renali e di garantire il corretto svolgimento di numerose funzioni corporee. È bene ricordare però che i reni sono organi naturalmente progettati per filtrare ed eliminare i prodotti di scarto dal corpo, per cui l'idea di doversi sottoporre a regolari procedure detox è priva di qualsiasi fondamento scientifico. Per avere quindi dei reni sani e puliti basta seguire alcuni semplici consigli, ma quali sono? Andiamo a vederli. Idratazione. Alla nascita, l'essere umano è composto per l'80% da acqua, ma con il passare degli anni questa percentuale tende a diminuire, arrivando negli anziani intorno al 50%. L'acqua è una componente essenziale per il corpo umano, in particolare per la funzionalità renale, in quanto regola il processo di filtrazione del sangue che avviene all'interno dei nefroni, le unità strutturali e funzionali dei reni. Assumere una quantità sufficiente di acqua permette ai reni di produrre urine più diluite, facilitando così l'eliminazione delle sostanze di scarto dal corpo. Secondo alcuni studi epidemiologici, una maggiore assunzione di acqua è associata a un ridotto rischio di calcoli renali, piccoli sassolini che si formano lungo il decorso delle vie urinarie in seguito all'aggregazione dei sali minerali contenuti nelle urine. Secondo i risultati di uno studio britannico, ogni bicchiere di acqua che beviamo riduce del 13% il rischio di formazione di calcoli renali. Una corretta idratazione, quindi, aiuta a diluire la concentrazione delle urine, a diminuire la loro acidità e a eliminare il sale in eccesso, oltre che a ridurre il rischio di sviluppare alcune infezioni urinarie. Per capire se stai bevendo abbastanza acqua, basta osservare il colore delle tue urine. Se appaiono di colore giallo paglierino, sono generalmente considerate normali e indicano un buon grado di idratazione dell'organismo. Maggiore è l'assunzione di acqua e più chiare diventeranno le urine fino ad apparire quasi trasparenti. Se invece assumeranno una colorazione più scura, che va ad esempio dal giallo scuro al marrone, potrebbe indicare che non stai assumendo abbastanza liquidi e che quindi sei disidratato. L'Istituto Superiore di Sanità ricorda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, specialmente nei periodi più caldi o dopo aver svolto un'attività fisica intensa, in quanto si perde una maggior quantità di liquidi e sali minerali. Sale. Ottenuto dall'evaporazione dell'acqua di mare nelle saline o tramite estrazione mineraria del salgemma, il sale è uno dei condimenti più conosciuti e utilizzati nelle cucine di tutto il mondo, oltre che un ottimo agente di conservazione, capace di inibire la proliferazione batterica. Secondo il risultato di numerosi studi, un'assunzione eccessiva di sale provoca effetti dannosi sull'organismo, tra cui danni renali, ipertensione e malattie cardiovascolari. Questo perché il sale, aumentando la pressione arteriosa, può danneggiare i vasi sanguigni nei reni, in particolare i glomeruli renali, una fitta rete di capillari arteriosi che si occupa della filtrazione del sangue. Inoltre, un consumo eccessivo di sale altera l'equilibrio sodio-potassio nel corpo, riducendo la funzionalità dei reni e aumentando la quantità di proteine nelle urine, che ricordiamo essere un importante fattore di rischio per il declino della funzionalità renale. Ci sono anche prove sempre più evidenti che nei pazienti con malattie renali un'elevata assunzione di sale può aggravare i sintomi e peggiorare il decorso di tali patologie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, raccomanda di consumare meno di 5 grammi di sale al giorno, che corrisponde a un cucchiaino da tè. A livello mondiale, però, il consumo giornaliero di sale nella popolazione adulta è in media di 10,8 grammi, più del doppio del valore raccomandato.
L'introito di sodio nella nostra dieta quotidiana non è rappresentato solo dal sale da cucina che aggiungiamo per condire le nostre pietanze, ma anche da quello presente nei prodotti industriali. Tra le principali fonti di sale troviamo il pane, i prodotti da forno, i salumi e gli insaccati, i formaggi, gli snack salati e alcuni cibi scatola. Attenzione anche ai condimenti utilizzati in cucina, in sostituzione o in aggiunta al sale, come il dado da cucina, la salsa di soia, il ketchup, la maionese e la senape. Alimentazione. L'alimentazione svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della salute e del benessere dell'intero organismo, tra cui quella dei reni, in quanto aiuta a preservare la loro funzionalità. Gli esperti consigliano quindi di seguire una dieta sana ed equilibrata, consumando cibi a basso contenuto di sodio e concentrandosi soprattutto su frutta, verdura, cereali integrali e latticini a basso contenuto di grassi. Tra i cibi particolarmente indicati per la salute dei reni troviamo le verdure a foglia verde, in particolare il cavolfiore. È ricco di antiossidanti, fibre e vitamine e presenta un basso contenuto di potassio, sodio e fosforo, tanto che viene spesso inserito nelle diete delle persone che soffrono di insufficienza renale. Si tratta di una condizione clinica in cui i reni non riescono più a svolgere correttamente la loro funzione, favorendo così l'accumulo delle sostanze di scarto nel sangue. Tra gli altri alimenti amici dei reni troviamo i mirtilli, ricchi di antocianine, l'uva, che contiene i flavonoidi, un'ampia classe di composti con attività antiossidante, e infine l'ananas, ricca di vitamina C e bromelina, un enzima noto per le sue proprietà antinfiammatorie. Per proteggere i reni è importante limitare anche l'assunzione di zuccheri, grassi saturi e colesterolo. Secondo i risultati di uno studio, un consumo eccessivo di zuccheri aggiunti porta alla formazione di calcoli renali. Nelle persone in cui il 25% delle calorie assunte giornalmente proviene dagli zuccheri aggiunti, il rischio di sviluppare i calcoli renali arriva fino all'88% in più rispetto alle persone che mantengono gli zuccheri aggiunti al di sotto del 5% delle calorie giornaliere. Attività fisica. L'esercizio fisico viene considerato come una vera e propria medicina e dovrebbe essere parte integrante di uno stile di vita sano a tutte le età. Secondo il risultato di alcuni studi, svolgere un'attività fisica moderata riduce la formazione di calcoli renali, in quanto diminuisce l'escrezione di calcio nelle urine. È importante però compensare l'eccessiva sudorazione e quindi la perdita dei liquidi dovuta all'esercizio fisico aumentando l'assunzione di acqua, altrimenti si potrebbe ottenere l'effetto contrario. Questo perché potrebbe verificarsi la cristallizzazione dell'acido urico e dello ossalato di calcio all'interno delle urine e aumentare quindi il rischio di formazione di calcoli renali composti proprio da questi sali. L'attività fisica è una delle principali strategie di prevenzione delle malattie renali croniche, in quanto migliora una serie di fattori metabolici, tra cui la pressione sanguigna, i livelli di trigliceridi e colesterolo e la resistenza all'insulina, che a loro volta dovrebbero preservare la funzionalità renale e ridurre anche il rischio di malattie cardiovascolari. Fumo, alcol e farmaci. Il fumo e il consumo eccessivo di alcol hanno un effetto nefrotossico, infatti sono riconosciuti come due dei principali fattori di rischio sia per lo sviluppo delle malattie renali che per la loro progressione. Questo perché entrambi aumentano la pressione e danneggiano i vasi sanguigni in tutto il corpo, compresi quelli dei reni. Questo danno vascolare, nel lungo periodo, riduce la funzionalità renale e quindi anche la capacità di filtrare il sangue. Smettere di fumare e astenersi dal consumo di bevande alcoliche migliora significativamente la salute renale e se i danni provocati non sono particolarmente gravi, il tuo corpo proverà a ripararli e quindi a guarire. I reni svolgono anche un ruolo cruciale nel processo di eliminazione di molti farmaci dal corpo, per cui un abuso o un uso scorretto di medicinali potrebbe portare a un accumulo di metaboliti nei tessuti renali, con conseguenti danni sulla funzionalità renale.
Tra i farmaci maggiormente responsabili di un danno renale troviamo i farmaci da banco, ossia quella classe di medicinali che possono essere acquistati liberamente senza ricetta medica. Tra questi troviamo alcuni antibiotici e i farmaci antinfiammatori non steroidei, come l'aspirina, il brufen e il voltaren, utilizzati per le loro proprietà analgesiche, antipiretiche e antinfiammatorie. Per mantenere i reni in salute è importante quindi assumere qualsiasi tipo di farmaco, sempre secondo le indicazioni fornite dal medico curante o da uno specialista, evitando il fai da te, responsabile di numerosi effetti collaterali e potenziali danni a organi e apparati.